Consiglio generale convegna a Bari sulle prospettive dei rinnovi dei contratti nazionali e sulla validità di una sinergia tra turismo e alimentazione mediterranea come barriera alla crisi e alla recessione. Documento congiunto delle organizzazioni sindacali dopo l'audizione in Parlamento sulle 4 nuove proposte di modifica della legge che riguarda la liberalizzazione del commercio. Bentornati al TG Lab, che in questa occasione è in larga parte dedicato al convegno e al Consiglio Generale di Bari, incentrati sulla necessità di porre un freno alla crisi che sta investendo il turismo in Italia, ma anche per fare il punto sulla contrattazione in atto. La presenza di un pubblico d'eccezione, oltre 500 persone riunite nella sala tridente della Fiera del Levante di Bari, ha fatto da cornice alla tavola rotonda organizzata da Fisasket e Fai CISL. Il tema agroalimentare e turismo, filiera di un nuovo sviluppo del Mezzogiorno, protagonista nel Mediterraneo, un argomento di assoluta attualità sviluppato grazie alla presenza di una decina di relatori alternatisi nell'arco dell'intera giornata. Agito da richiamo. Gli interventi del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, e dei segretari generali della Fisasket, Pierangelo Raineri, e della Fai CISL, Augusto Cianfoni, hanno permesso di mettere a fuoco le potenzialità che i settori quali il turismo e l'agroalimentare possiedono, soprattutto se, unite le forze, si intende individuare e mettere in atto una strategia per far convergere più flussi turistici verso il nostro paese. Il rilancio del settore agroalimentare e del turismo, che devono camminare insieme verso una sinergia importante che deve avere la finalizzazione verso lo sviluppo del nostro paese, noi crediamo possa essere un passo insostituibile per far riprendere il nostro paese dalla crisi. L'Italia deve specializzarsi sempre di più su questi due segmenti, in un Mediterraneo che è un'area importante proprio per questi due grandi temi, turismo e alimentazione, che hanno una caratterizzazione particolare e una grande forza occupazionale da sviluppare nei prossimi anni. Oggi già agroalimentare e turismo esportano molto nel mondo. Noi dobbiamo attrarre il mondo in Italia, dobbiamo riportare il mondo in Italia. Nel 72 l'Italia era il primo paese per attrazione di turisti, oggi siamo al quinto posto. Dobbiamo proiettare politiche coordinate tra Stato centrale, Europa e regioni per poter riguadagnare uno sviluppo che non sia soltanto economico, ma che sia anche socialmente giusto, nel senso di dare tante occasioni di nuovi lavori e di lavori che siano lavori dignitosi. Il convegno si è rivelato un prestigioso palcoscenico di idee, progetti, studi e analisi di tendenze del mercato turistico. Sono state delineate ipotesi e strategie per il turismo che, una volta associato ad un veicolo promozionale di alto livello, quale l'alimentazione mediterranea, può costituire un saldo e costante valore aggiunto della nostra economia. Può essere utile in un'occasione come quella di questo convegno ricordare quello che diceva Giulio Pastore, fondatore e primo segretario generale della CISL. Pastore ha svolto un'azione molto intensa di valorizzazione, certamente della dimensione produttiva agricola, ma anche in connessione con le esigenze turistiche del Mezzogiorno. L'ipotesi di unire in sinergia turismo e agroalimentare, un binomio indiscusso e universalmente riconosciuto, specie grazie alla peculiarità del sud, ma anche della località del centro-nord Italia, ha destato entusiasmo. Io ho sentito delle cose molto interessanti, credo che chiunque abbia, come dire, un po' di esperienza anche semplicemente, diciamo, di vacanza in Italia si rende conto che ci sono molti problemi, nel senso che abbiamo grandi quantità di risorse però le sfruttiamo male. L'agroalimentare, che combinato con l'offerta turistica, potrebbe veramente essere il vero volano di una ripresa economica che tutti ci accendiamo ma che tarda ad arrivare. Dobbiamo maggiormente lavorare per rivalutare tutte le politiche di sviluppo su questi due segmenti. Sono segmenti, tra l'altro, trainanti, sono quelli che possono comunque far ripartire l'economia in Italia. Il connubio può servire a rilanciare tutti questi due settori primari per l'economia italiana. Benvenga i convegni insieme per progettare comunque un futuro. Il turismo è importante nel nostro territorio, lo è altrettanto l'agroalimentare, basta coniugare e farlo diventare il cavallo vincente del nostro territorio. Molto interessante questa iniziativa e sperando che d'ora in avanti va tutto bene.
non è stata solo l'occasione di un convegno sulle chance anticrisi che turismo e agroalimentare possiedono. La Fisascat CISL ha scelto come sede il capoluogo pugliese per riunire il suo consiglio generale, ritenuto da tutti un importante e necessario momento di riflessione e di dibattito sulla contrattazione che attende la Fisascat. La discussione ha avuto come fulcro la serie di complessi e delicati rinnovi contrattuali in corso durante il 2013 e in prospettiva nei primi mesi del 2014. Rinnovi che riguardano non solo per i lavoratori del turismo, la cui trattativa estremamente delicata prosegue, ma anche del terziario e dei servizi. All'audizione svoltasi a Roma il 10 settembre scorso presso la 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati sul tema della disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, ha fatto seguito un documento congiunto di Fisascat CISL, Filcams CGL e Wiltux in merito alle 4 proposte di modifica della legge. L'unico effetto concreto delle liberalizzazioni, fa presente il documento, è stato il peggioramento delle condizioni degli orari di lavoro. Il ruolo di regioni e comuni mantiene una rilevanza centrale perché la disciplina degli orari è strettamente legata alle esigenze del territorio. È necessario porre nuovamente al centro la concertazione con le parti sociali sulle reali esigenze nella programmazione delle aperture. Non è possibile, conclude il documento, negare e svalorizzare il patrimonio sociale e relazionale che è proprio del nostro Paese, subordinandolo alla libertà di concorrenza che esaspera la posizione del sistema distributivo. Termina qui questa edizione del TG Lab. Dalla Fiera del Levante di Bari vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. La Fisascat tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene, attraverso la contrattazione, in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione continua. Attraverso la Fisascat e il sistema servizi integrati della CISL, il CAF e il patronato INAS, è possibile usufruire di consulenza per la dichiarazione dei redditi, per le pratiche previdenziali ed assistenziali e in caso di malattia, maternità, infortuni, assegni familiari e relativamente alle domande di disoccupazione. È possibile essere sempre informati sull'attività della Fisascat attraverso il TG Lab, notiziario settimanale online, e con i periodici Progetto Terziario e Laboratorio Terziario. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali e regionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat è il tuo sistema di tutela.